Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine della Medaglia Miracolosa, che sei apparsa a Santa Caterina Labourée come mediatrice del mondo e di ogni anima in particolare, con fiducia affidiamo alle tue mani e al tuo cuore le nostre suppliche. Degnati di presentarle al tuo Divin Figlio e di esaudirle, se sono conformi alla Divina Volontà e utili alle nostre anime. E dopo aver volto verso Dio le mani supplichevoli, abbassale su di noi e avvolgici con i raggi delle tue grazie, rischiarando le nostre menti e purificando i nostri cuori, affinché con il tuo aiuto possiamo giungere un giorno alla beata eternità. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Or su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che mossa a pietà dalle nostre miserie, scendesti dal cielo per mostrarci quanta parte prendi alle nostre pene e quanto ti adoperi per stornare da noi i castighi di Dio e impetrarci le sue grazie. Muoviti a pietà della presente nostra necessità, consola la nostra afflizione e concedici la grazia che ti domandiamo. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Or su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che quale rimedio a tanti mali spirituali che ci affliggono, ci hai portato la tua medaglia, affinché fosse difesa dalle anime, medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri. Ecco che noi la stringiamo riconoscenti sul nostro cuore e ti domandiamo per essa di esaudire la nostra preghiera. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Or su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, tu hai promesso
Che grandi sarebbero state le grazie per i devoti della tua medaglia che ti avessero invocata con la giaculatoria da te insegnata. Ebbene, o madre, ecco che noi, pieni di fiducia nella tua parola, ricorriamo a te e ti domandiamo, per la tua immacolata concezione, la grazia di cui abbiamo bisogno. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo quest'esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Maria, Madre della Divina Provvidenza, nel secondo giorno di questa novena, alla medaglia miracolosa, mi presento davanti a te, con un cuore pieno di speranza e fiducia. Tu che sei l'intercessore potente, Madre amorevole, guidami con la tua mano gentile lungo il sentiero della grazia e della santità. Ricordo con gratitudine le innumerevoli benedizioni che hai dispensato attraverso la tua medaglia miracolosa. Questo giorno ti chiedo umilmente di intercedere per me e per tutti quelli che cercano il tuo aiuto. Concedici la grazia, menzionare la grazia particolare richiesta. E aiutaci a riconoscere e accettare i doni che Dio ha predisposto per noi. O Immacolata Concezione, tu che hai detto sì, senza esitare alla chiamata del Signore, insegnami ad avere una fede incondizionata. Aiutami a fidarmi completamente della volontà di Dio, accogliendo con gioia e coraggio ogni sfida e opportunità che la vita mi presenta. In questo giorno di novena ti supplico anche di vegliare, menzionare intenzioni specifiche per familiari, amici o situazioni personali. Concedi loro conforto, guida e protezione sotto il tuo manto amoroso. Maria, tu che sei la nostra avvocata e consolatrice, con fiducia mi affido a te, sapendo che la tua intercessione è potente e che il tuo amore per noi è senza fine. Aiutaci a vivere ogni giorno in maniera che possa essere un riflesso del tuo amore e della tua bontà. Conclusa questa preghiera, mi affido alla tua materna protezione, certa che ascolterai e risponderai secondo la volontà divina.